Ciao, il cervello umano è trianico. Il nostro cervello è costituito da tre parti fondamentali che corrispondono a tre funzioni del nostro cervello. Due le condividiamo con gli altri, diciamo, mammiferi, e non soltanto, anche con i rettili. Infatti, la prima parte è la sede degli istinti, è il cervello rettiliano, che è il rinencefalo e il midollo allungato. Queste parti, questa parte rettiliana del cervello, la parte rettiliana del cervello, che appunto abbiamo in comunione con i rettili, è la parte che rimanda all'istinto, all'aggressività fondamentalmente, anche alla sessualità. Sessualità però non vissuta da un punto di vista romantico come innamoramento, sessualità come istinto alla riproduzione. Quindi nella parte rettiliana del cervello c'è l'istinto alla sopravvivenza e l'istinto alla sopravvivenza individuale e alla sopravvivenza della specie. Abbiamo poi l'altra parte del cervello che è quello mammaliano, che abbiamo in comune con i mammiferi e i rettili non ce l'hanno, ed è quella parte del cervello, come l'amigdala ad esempio, dove ci sono la sede dell'emotività, delle emozioni. Questa parte del cervello gestisce l'emotività e quindi anche qua è sede di istinti, ma più che altro di istinti emotivi, cioè l'amore, l'esigenza di innamorarci è di fatto un istinto, è un'esigenza, l'esigenza di condivisione con le altre persone. Quindi la parte mammaliana del cervello è quella parte che ci fa vivere anche le paure, le ansie. Il cervello rettiliano non avrebbe neanche paura, un rettile quando attacca non ha nessuna paura perché non ha, cioè, ha l'istinto alla sopravvivenza, ma non ha le paure, le ansie. Nel cervello mammaliano sono insite, diciamo, è quella parte energetica, se vogliamo, dove ci sono anche i veleni mentali, le paure, gli egoismi, le arroganze, la rabbia, il rancore, il risentimento, insomma, stanno tutte lì. E quindi è una parte molto importante con la quale possiamo comunicare, ad esempio, entrando in stati di coscienza molto profondi. L'ultima parte, che è quella che in parte condividiamo con altri mammiferi, è la neocortex, ma nell'essere umano si è sviluppato molto di più. E ci sono circa 100 miliardi di cellule, di neuroni, che interagiscono in modo complicato tra loro attraverso le sinapsi, che sono i collegamenti tra un neurone e l'altro, ed è quella parte del cervello che caratterizza l'essere umano, dove c'è la sede, ad esempio, dell'autocoscienza, dell'autoconsapevolezza, della consapevolezza di esistere, di linguaggi complessi, la coscienza fondamentalmente della persona. E questa parte è quella parte che ha avuto un'evoluzione molto rapida nell'essere umano, quasi da far pensare appunto ad un intervento esterno a livello genetico. E il nostro cervello apparentemente funziona in modo integrato, però spesso ha esigenze completamente diverse le varie parti, per cui una persona sta veramente bene, appagata con se stessa quando riesce ad armonizzare queste tre parti, che poi significa armonizzare l'istinto con l'emozione, con la ragione, fondamentalmente. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!